notizie del giorno. Ora è il momento della nostra finestra sull'Italia che oggi 8 marzo dedichiamo alle donne, donne di scienza e di cultura nel giorno della festa internazionale delle donne. Allora, buongiorno a Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova e buongiorno a Sabrina Presto, ricercatrice del CNR, socia dell'Associazione Donna e Scienza. Buongiorno a entrambe e benvenute. Buongiorno. Allora, il rilancio dell'occupazione femminile prospettato dal PNRR passa anche dalle misure dirette e indirette per aumentare il numero delle laureate nell'area STEM, ovvero le materie scientifiche, ma su questo tema resta molto da fare nel nostro Paese, a cominciare proprio dalla cultura. Allora noi partiamo da questo servizio di Cristina Bolzani, poi sentiamo le nostre ospiti. Non si tratta di un titolo che si eredita con il matrimonio, madame. E chi ha parlato di titolo? Io le sto chiedendo il lavoro. Il problema nel nostro paese arriva ben prima del lavoro. Secondo dati del Ministero dell'Istruzione, il numero di laureate nelle materie scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e matematica, le cosiddette lauree STEM, è aumentato negli ultimi 3 anni, ma la percentuale non raggiunge il 20% del totale. E se si guarda il numero delle iscritte all'ultimo anno accademico, è probabile che il divario di genere, soprattutto in alcuni indirizzi di ingegneria, rimarrà marcato anche nei prossimi anni. Differenze che non emergono solo a livello universitario, ma anche tra i quindicenni. In base ai dati Invalsi, nei paesi OCSE la differenza media di punteggio tra maschi e femmine in matematica è di 5 punti in favore dei maschi. In Italia questa differenza è più elevata, 16 punti. Il divario si allarga moltissimo man mano che si sale di livello, dalle ricercatrici alle figure nelle posizioni apicali. Bisogna ancora combattere diseguaglianze e stereotipi di genere sia nelle scelte degli indirizzi di studio sia nel mercato del lavoro ed è uno sforzo che coinvolge le radici stesse della cultura italiana. Il legame tra donna e scienza si costruisce fin dall'infanzia trasmettendo alle bambine stimoli e aspirazioni che non siano solo appannaggio dei loro fratelli. Ma gli stereotipi di genere in Italia creano barriere e non è un caso che le italiane che sono riuscite a emergere in campo scientifico si siano trasferite all'estero. Anche se per farcela si sono concentrate innanzitutto e con grande tenacia sul merito. Come la fisica Fabiola Gianotti, prima donna direttrice del CERN, che in Marie Curie ha trovato una figura ispiratrice. Albert Einstein, Marie Curie. Lei è la migliore tra le donne. E anche tra gli uomini. Rettrice Mapelli, allora partiamo da qui. Insomma, un rapporto ancora ingeneroso, l'abbiamo sentito, una donna rettrice in Italia su 8 uomini. Eppure, insomma, lei è un po' l'eccezione che conferma la regola. Sì, le donne rettrici in Italia sono ancora poche. Siamo arrivati a 10 su più di 80 università italiane. È vero, siamo ancora poche, però pian piano stiamo arrivando. Tra l'altro lei, per restare alla sua università, quella di Padova, peraltro una grandissima università, 75.000 studenti, è la prima in quanti anni di storia dell'università? Io sono stata la prima rettrice donna in 800 anni di università, per cui devo dire che abbiamo impiegato veramente tanto tempo prima di capire che anche una donna può essere alla guida di un'università. E allora andiamo a Genova dalla dottoressa Sabrina Presto, che si trova in un laboratorio dell'Università di Genova, laboratorio del CNR. Dottoressa, anche la CNR in questo, no? Finalmente ha una donna alla presidenza. Sì, esatto, noi dopo 100 anni, non dopo 800, perché appunto il CNR proprio quest'anno festeggia il suo centenario, finalmente quest'anno abbiamo una presidente donna, Maria Chiara Carrozza, siamo felicissimi di questo perché ovviamente festeggiare il centenario con una donna, insomma, a capo del nostro ente è meraviglioso perché questo vuol dire che nell'anno in cui il CNR si apre verso la società, verso la popolazione, verso anche le ragazze, avere appunto un modello di ruolo, quindi una presidente donna per noi è incredibile. In più lei veramente sta portando una ventata d'aria fresca nell'ente, quindi appunto un particolare attenzione alle politiche di genere, all'innovazione digitale, alla transizione ecologica, quindi siamo veramente molto felici per questo. Dottoressa, la vedo in un laboratorio, innanzitutto ci dice che cosa lei studia in questo laboratorio, di che cosa si occupa?
Sì, allora noi siamo, diciamo, un laboratorio, la nostra ricerca è un po' a cavallo tra la fisica, la chimica e l'ingegneria, infatti come diceva lei, io sono CNR, ma siamo ospitati all'interno del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell'Università di Genova, perché ci occupiamo di materiali e processi per la produzione di energia pulita, cioè energia senza emissioni di CO2. Sappiamo quanto questo sia importante per la soluzione della crisi climatica e per rispondere alle politiche europee su appunto la produzione di energia. È un tema del quale anche noi ci occupiamo molto spesso la mattina. E come lo fate? Perché è importante per tutti noi il suo studio e lo studio del CNR in questa materia? Noi sviluppiamo dei dispositivi, seguiamo tutto il processo appunto per la realizzazione dei dispositivi per la produzione di energia pulita, partendo proprio dalla produzione dei materiali fino appunto poi alla formatura di questi materiali per la realizzazione di questi dispositivi che vengono appunto poi testati proprio in questo laboratorio. Quindi questi dispositivi, attraverso l'alimentazione con idrogeno e ossigeno, producono energia elettrica con la sola emissione del vapore d'acqua. Ma non solo, questi dispositivi possono anche riciclare la CO2 che viene catturata dall'atmosfera, si fa reagire con l'acqua e in questo caso viene prodotto un combustibile che è metano, ma chiaramente non è lo stesso metano che viene estratto dal sottosuolo, quindi come fonte fossili, ma al contrario, se si considera il processo nel suo intero, di nuovo si ha un processo circolare con emissione zero di CO2, quindi tutti i processi puliti che possono appunto aiutare il discorso della crisi climatica. Ecco, le donne e la scienza, raccontate e spiegate benissimo dalla dottoressa Presto. Torno dalla rettrice Mapelli per capire un po' di più sulla leadership, no? La leadership al maschile e al femminile. Esiste una differenza? È cambiato qualcosa oppure noi donne dobbiamo sempre, come dire, entrare in campo con regole maschili? No, entrare in campo con regole maschili assolutamente no. Io ricordo che la prima cosa che dissi quando venni eletta e mi chiesero che leadership avrei voluto adottare, dissi: di sicuro non voglio né emulare né scimmiottare alcun tipo di leadership che c'è stata fino ad ora, e fino ad ora c'erano state tutte leadership maschili. Io penso che lo stile di leadership sia comunque cambiando nella nostra società. Si è capito che non è urgente, importante mirare soltanto all'obiettivo. Bisogna prendersi cura anche dell'intera squadra, gli obiettivi devono essere condivisi e bisogna soprattutto anche fare molta e porre molta attenzione al benessere delle persone. E questo è lo stile di leadership che sta modificandosi e forse le donne stanno portando anche qualcosa nel cambiamento, nello stile della leadership in generale, in tutte le posizioni apicali. Ecco, tra l'altro lo stiamo vedendo, no? Anche nella politica, la Presidente del Consiglio donna, la Segretaria del Partito Democratico donna, lo abbiamo visto nella scienza e nelle università. Rettrice, c'è un'autocritica che secondo lei noi donne dobbiamo farci? Sì, tutti dovremmo fare autocritica, questo sempre, ma ad esempio restando nel tema della leadership e nel mio caso di essere rettore, in questo caso rettrice, io le dicevo prima che noi in 800 anni non abbiamo mai avuto una donna rettrice e c'è da dire che non avremmo potuto averla perché nessuna donna si era mai candidata. E quindi io quello che invito a fare alle donne, a tutte le donne, ma soprattutto alle ragazze, è quello di mettersi in gioco, perché anche questo è un modo per combattere lo stereotipo di genere. Non esistono lavori femminili, lavori maschili o ruoli femminili. Esistono delle posizioni, esistono persone con competenze, indipendentemente che siano uomini o donne, per cui bisogna avere veramente forse coraggio e decidere di mettersi in gioco. Ecco, Sabrina Presto, torno dalla dottoressa a Genova, ricercatrice della CNR. Donne e scienza è una questione anche di approccio, no? Diverso, e su questo lei mi suggeriva una riflessione. Sì, sicuramente, riprendendo un po' quello che diceva anche la professoressa Mapelli, soprattutto ad esempio in campo ambientale, non è solo una questione di numeri, ma è anche proprio, sì, giustamente una questione di approccio, nel senso che fino adesso abbiamo visto appunto un modo di portare avanti la scienza che sia competizione, che sia sfruttamento delle risorse, che sia appunto questo pensiero che la crescita possa essere illimitata, senza limiti e senza appunto rispetto dei diritti delle persone e dell'ambiente, dove ci ha portato. Quindi ecco,
dare possibilità anche alle donne di entrare nel mondo della ricerca, soprattutto nei gruppi di lavoro, nelle posizioni apicali, vuol dire prendere in considerazione punti di vista diversi, quindi appunto prendersi cura delle persone, dell'ambiente, e questo sono sicura che migliorerà la qualità della ricerca. Anzi, ci sono già dei lavori scientifici che ci dicono che una ricerca che viene portata avanti da gruppi eterogenei avrà una qualità migliore, perché potrà appunto usufruire di più punti diversi e quindi trovare soluzioni condivise che saranno sicuramente migliori per la società. Quindi non solo una questione di equità nei confronti delle donne, ma proprio una questione di costruire una società migliore che tenga in considerazione diversi punti di vista, e quindi anche quello femminile. Dottoressa, le chiedo davvero in un flash, da dove bisognerebbe partire secondo lei per coinvolgere di più anche le donne proprio nel mondo della scienza? Beh, sicuramente il punto chiave è partire dalla scuola, proprio, ma voglio dire dalla primaria già, perché è proprio quello il momento in cui si forma lo stereotipo di genere, è quello il momento in cui la bambina viene cresciuta col pensiero che non potrà avvicinarsi alla scienza. Se invece noi portiamo la ricerca nelle scuole attraverso esperimenti, giochi, la bambina avrà modo di mettersi veramente in gioco, di appunto acquisire quella sicurezza nel fare l'esperimento, nel divertirsi, e questo tra l'altro abituerà anche i bambini invece a lavorare in gruppo, in un gruppo che sia inclusivo, e a collaborare anche con le donne. Questo sicuramente è il punto lontano da cui partire, però, per arrivare veramente verso la parità di genere. Allora, l'esperienza delle ricercatrici come Sabrina Presto già nelle scuole, invece professoressa Mapelli nelle università, come fare per colmare questo gap? Allora, il gap via via, se stiamo parlando delle STEM, come dicevano anche nel servizio precedente, è vero che le ragazze, le studentesse che si stanno iscrivendo ai corsi STEM stanno aumentando sempre di più, ad esempio in alcune materie scientifiche come la matematica o la biologia, qui nel nostro Ateneo, ma in generale stanno quasi raggiungendo la parità. Esistono però ancora alcune discipline, in particolare alcuni corsi di ingegneria come l'ingegneria meccanica o l'ingegneria informatica, dove questo gap esiste ed è ancora reale. Ecco, io penso che questo abbia davvero a che fare con gli stereotipi di genere, cioè l'ingegnere viene ancora visto troppo spesso come un lavoro maschile, e invece da noi esistono delle ingegnere eccezionali. Io penso che davvero eccezionali, le garantisco eccezionali. Noi abbiamo ad esempio avuto la prima donna direttrice di un dipartimento di ingegneria, e anche questo, se può sembrare, uno dice ma perché no, è avvenuto dopo 800 anni, non c'era mai stato. E quindi davvero combattere lo stereotipo di genere, far capire, ma fin dalle scuole, ma dalle scuole primarie, che non esistono lavori maschili o lavori femminili. Grazie. Grazie a Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova, per essere stata con noi questa mattina. Grazie alla dottoressa Sabrina Presto, ricercatrice del CNR e socia dell'Associazione Donne e Scienza. Buon lavoro nel suo laboratorio. Dunque, il coraggio, che è quello che ci vuole a noi donne, così ci hanno detto le nostre ospiti, e anche l'hashtag della campagna di oggi della RAI, il coraggio, è donna, dedicata a Mahsa Amini.